Siracusa, festa di Santa Lucia, ecco il programma in versione virtuale. Santa Lucia, icona della carità, questo è il senso della festa quest'anno, come ha sottolineato il presidente della deputazione della Cappella di Santa Lucia, avvocato Pucci Piccione. Stiamo accanto ai poveri, questo è il senso della festa, carità come accoglienza dell'altro. C'è un legame forte, ci sarà un salvadanaio durante questi giorni in cattedrale, chi vorrà potrà dare qualcosa per i poveri aiutati dalla Caritas, il santo è testimonianza del Cristo vivente. E il volontario oggi ha un ruolo importante, concreto, di testimonianza, ha concluso il presidente Piccione. Lucia non fa la carità, ma dà i suoi beni per i poveri in un momento storico in cui i cristiani erano la minoranza, spiega Don Marco Tarascio, direttore della Caritas diocesana. La Caritas quest'anno ha istituito il premio Santa Lucia. Vengono presentati come icone del mondo moderno le persone che vivono la carità oggi. Quest'anno abbiamo scelto di premiare tutti coloro i quali durante il primo lockdown per 2 mesi hanno messo a disposizione loro stessi. Si tratta di circa 70 volontari. Hanno messo a disposizione tutto, anche chi aveva a casa bambini piccoli, temendo contagi è stato in strada. Credo che noi tutti siamo stati miracolati perché nessuno è stato contagiato. Quest'anno è stato Monsignor Benoni Ambarus, vescovo ausiliare di Roma, con delega alla carità, alla pastorale dei migranti, in particolare Rom e Sinti, che ha presieduto la solenne concelebrazione presso la Chiesa Cattedrale. Hanno concelebrato Monsignor Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa, e gli arcivescovi emeriti Monsignor Giuseppe Costanzo e Monsignor Salvatore Pappalardo. Così come disposto dalla Conferenza Episcopale Siciliana, non c'è la tradizionale processione. Al posto della processione alle 16 a Palazzo San Zosimo, in Piazza Duomo, incontro con Monsignor Benoni Ambarus, vescovo ausiliare della Diocesi di Roma e delegato pontificio per la Caritas di Roma, in collaborazione con la Caritas diocesana, dal titolo «I poveri li avrete sempre con voi». Don Ben ci presenta il messaggio del Papa in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri. Noi presentiamo la progettazione in atto e quella futura della Caritas diocesana, spiega Don Marco Tarascio. Noi non diamo buste della spesa, noi abbiamo una progettualità e cerchiamo di aiutare le persone che hanno difficoltà abitative, economiche, di lavoro. Siracusa è il laboratorio di carità per andare oltre l'assistenzialismo. Vogliamo dare alle persone la possibilità reale di non vivere alle spalle. Molti vorrebbero lavorare per portare a casa da mangiare. Un laboratorio quindi che pensi all'amore per l'altro. E alla presenza di Don Ben assegneremo anche il premio Santa Lucia, icona della carità. Sabato mattina la festa è iniziata con la cerimonia della consegna delle chiavi della Cappella di Santa Lucia da parte dei deputati al maestro di cappella e l'apertura della nicchia che custodisce il simulacro. Poi la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Salvatore Marino, parroco della Chiesa Cattedrale. Poi in serata la traslazione a porte chiuse del simulacro dalla sua cappella all'altare maggiore. Il simulacro resterà esposto nella Chiesa Cattedrale per l'ottavario. Ieri mattina la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa, in diretta radiofonica su Radio Maria. Si può essere felici anche nella persecuzione perché Dio è con noi, ha detto l'arcivescovo di Siracusa. Questo ci attesta Santa Lucia e offre se stessa come ostia vivente a Dio perché sa di essere con il Signore. Accogliamo l'invito a vivere nel dono. La vera ricchezza di Lucia sono i poveri. Lei è modello di carità a cui guardare per imparare a donare con generosità. Gioia, amore e preghiera. Se ci sembra di perdere la speranza, chiediamo a Santa Lucia di farci sostenere. Auguro a tutti di vivere lo spirito di preghiera che animò la vita della nostra martire. Ieri sera celebrazione dei primi vespri della solennità presieduta da Monsignor Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa. Al termine, a nome della città, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha offerto un cero votivo e i sindaci dell'arcidiocesi di Siracusa hanno offerto un dono del loro territorio. Particolarmente emozionante la visita delle reliquie di Santa Lucia nel carcere di Contrada Cavadonna. Sono stati il presidente della deputazione Pucci Piccione con il maestro di cappella Benedetto Giurmino e la componente della deputazione Elena Artale a portare le reliquie nella casa circondariale, accolti dal direttore Aldo Tiralongo e dal cappellano padre Francesco Vinci. Alcuni detenuti hanno portato
le reliquie in giro tra i reparti, poi l'arrivo dell'arcivescovo Monsignor Francesco Lomanto e la celebrazione eucaristica. Santa Lucia ha fatto una scelta vera, profonda, radicata, esistenziale, ha detto Monsignor Lomanto ai detenuti. Solo nell'apertura a Dio e all'altro possiamo trovare la gioia, la vita. In fondo al vostro cuore sia sempre accesa la luce della vita. Ieri allo stadio Nicola De Simone, in occasione della Strage Cittadina, il presidente dell'ASD Città di Siracusa, Salvo Montagno, e quello della Real Siracusa Belvedere, Antonello Liuzzo, hanno consegnato una maglia ufficiale da gioco delle rispettive squadre all'avvocato Pucci Piccione, presidente della deputazione. Quest'ultimo ha ricambiato donando due piccole statuette di Santa Lucia, una delle quali sarà posizionata in uno spazio in tribuna Siringo. La cerimonia si è tenuta prima del fischio d'inizio della gara. La squadra allenata da Peppe Mascara ha indossato per la prima volta la maglia in cui è riprodotto il disegno del simulacro della patrona. E nei giorni scorsi è stata inaugurata al parlatorio delle monache, chiesa di Santa Lucia all'Abbadia, la mostra I Fiureggi di Santa Lucia, un'esposizione di santine e immagini devozionali della Santa Patrona proveniente da tutto il mondo. Un omaggio ad Angelo Caia, devoto siracusano, che ha raccolto centinaia di santine di piccolo formato, quadri e stampe legate al culto della Santa della Luce. La mostra, a cura della professoressa Loredana Pitruzzello, è promossa dalla Fondazione Deputazione della Cappella di Santa Lucia in collaborazione con la società Kairos e l'Ufficio Diocesano per la Pastorale del Turismo, e sarà visitabile fino al 9 gennaio 2022, dal martedì alla domenica, dalle 11 alle 16. E per scoprire il culto della patrona, ieri e domenica prossima, due itinerari alla scoperta delle edicole votive dei luoghi luciani per compiere un viaggio nell'arte e nella fede attraverso i vicoli di Ortigia e le meraviglie della Borgata. Ieri, walking tour delle edicole votive per scoprire tra i palazzi barocchi del centro storico tesori di grande interesse culturale e religioso nei quali è custodita la devozione per Lucia. Domenica prossima alle 10.30, visita guidata della Basilica e del Sepolcro di Santa Lucia. Sarà possibile ammirare il capolavoro di Caravaggio, il seppellimento di Santa Lucia e sostare davanti alla tomba che ha custodito il corpo della martire siracusana. Gli itinerari sono promossi dalla Deputazione della Cappella di Santa Lucia in collaborazione con l'Ufficio Pastorale Turismo Siracusa, la Kairos e Confguide Siracusa. Sulla pagina Facebook della Deputazione della Cappella di Santa Lucia è possibile trovare notizie e fotografie. Un ringraziamento a tutte le testate giornalistiche, in particolare alla trasmissione Sua Immagine su Rai 1, al TGR Rai Sicilia in onda lunedì 13 alle 7.45, a TV 2000 in onda lunedì 13 alle 9.15. Inoltre a Medical Excellence canale 86, a Tele 1 Trieste Siracusa canale 172 e a Video 66 canale 286, che hanno ritrasmesso il segnale streaming fornito dalla Deputazione nei giorni domenica 12 dicembre alle 19 con la celebrazione dei primi vespri della solennità e alle 21 con il concerto Note per Lucia. Questa mattina alle 10.30 con la solenne concelebrazione presieduta da Monsignor Benoni Ambarus, vescovo ausiliare della Diocesi di Roma. Domenica 19 dicembre alle 20.30 con il codice Papadopoulo, lettura scenica a cura degli allievi dell'Accademia d'arte del dramma antico con traduzione degli studenti del liceo Tommaso Gargallo, e lunedì 20 dicembre alle 18 con la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Francesco Lomanto, arcivescovo metropolita di Siracusa. Tutte le dirette streaming sono trasmesse anche sulla pagina Facebook della Deputazione dell'Arcidiocesi e sul canale YouTube dell'Arcidiocesi di Siracusa.